Dal Regno Centese alla Cina. Il cardinale arcivescovo ha presieduto nella serata di domenica la concelebrazione in ricordo di Sant'Elia Facchini, uno dei quattro frati minori francescani che vennero martirizzati in Cina il 9 luglio del 1900 nella persecuzione provocata dal movimento dei Boxer. La celebrazione ha avuto luogo nel parco della parrocchia di Regno Centese, uno di quei prati nei quali forse Giuseppe Pietro Facchini, il futuro frate Elia, aveva giocato nei tempi della sua infanzia. Nato il 2 luglio 1839 di carattere esuberante, fu assiduo chierichetto nella parrocchia e a 18 anni entrò tra i frati minori francescani a Bologna e il giorno di Ogni Santi del 1854 professò i voti religiosi a Rimini, dove strinse amicizia con fra Francesco Mogolla, con il quale condividerà il martirio. Nel dicembre del 1864 ritornò a Regno Centese per celebrare la sua prima messa. Nel 1867, dopo un viaggio estenuante, giunse in Cina, nello Shantong e successivamente a Tai Yen Fu, dove fu rettore del seminario cinese, nel quale rimase per 20 anni come educatore, come studioso della lingua e della cultura cinese. Fu anche per un periodo responsabile della famiglia francescana in Cina. Il 9 luglio del 1900 fu ucciso a sciabolate insieme ad altri 25 cristiani. Fu canonizzato con 120 martiri in Cina il 1 ottobre del 2000 da San Giovanni Paolo II. «È l'amore che ci rende universali», ha detto il cardinale nell'omelia, «non la geografia o le condizioni di vita. Elia si trovava a casa ovunque e con tutti costruiva legami di amicizia verso Gesù e tra i fratelli». Allora, prendiamo come Sant'Elia il giogo di Gesù, cioè il suo amore. Gesù ci lega a sé, ma anche lui si lega a noi, perché è un legame di amore. Prendiamolo, perché è quello che può guidare la nostra vita al ristoro, cioè alla gioia. Il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Nessuno potrà mai spezzare questo legame di amore. Come ci ricorda Sant'Elia, fratello universale, che ama tutti perché ama Gesù. Le nostre colpe hai portato su di te, Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore, figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Alla celebrazione di domenica l'arcivescovo è stato accolto dal parroco Don Marco Ceccarelli, che ha chiesto la benedizione del cardinale per la nuova missione che gli è stata affidata, con le ulteriori 4 parrocchie che gli sono state affidate, oltre alle 5 precedenti. In ognuna di queste comunità sono stati individuati 2 segretari che cureranno la quotidianità della vita parrocchiale. Ecco, vi chiedo proprio questo. Il cardinale ha affidato all'intercessione di Sant'Elia Facchini 2 speciali intenzioni legate alla crisi ucraina: il rientro in patria dei bambini ucraini che si trovano nella Federazione Russa in seguito all'aggressione nei territori e il progetto di offrire ai bambini ucraini dei soggiorni di vacanza in Italia sul modello di quanto accade ai tempi di Chernobyl per dare loro un supporto psicologico in questa crisi devastante.